Buonasera, eccoci nuovamente in una nuova trasmissione del Il Faro. Oggi abbiamo l'onore e il piacere di avere Giulio Morgante. La, la richiesta di essere qui presente a Giulio nasce perché lui è un ottimo istruttore non a livello locale ma a livello nazionale e anche oltre ed è il responsabile mh, per la regione Puglia delle arti marziali o arti miste. Adesso sarà lui a specificare quello che normalmente, ultimamente soprattutto, eh, noi conosciamo come, un, com come una forma di sport estremamente violenta, cosa che questo non è assolutamente, è soprattutto uno sport che eh, premia soprattutto la tecnica, la dinamicità, l'intelligenza e anche porta a una grandissima preparazione atletica la prima domanda che mi viene normale chiedere un istruttore come, come Morgante in base anche alla sua esperienza qual è l'età in cui si può iniziare o si consiglia di iniziare questo sport prima ancora quando si inizia, come età? innanzitutto buonasera a tutti ehm, allora io consiglio già da, da piccoli, da tenere età, dai 5 anni io ho già un corso di, eh, di, di bambini che, che seguo da diversi anni, nel 99 ho aperto il primo corso a Manduria, e ho un corso di bambini che partono dai 5 anni eh, in su. Cosa vuol dire MMA? Cioè questa è la sigla che un po' raffigura, rappresenta l'arte mista della, delle arti marziali. Sì, allora, MMA eh, eh, significa arti marziali miste, mixed martial arts in, in inglese e in americano ed è la forma occidentale più rego regolamentata del valetudo port eh, portoghese, Il brasiliano, eh, dove mh, valetudo in portoghese proprio significava tutto valido. E, era uno sport più che uno sport, uno scontro fra due atleti di arti marziali differenti per vedere quale era l'arte marziale più forte. Poi in America invece è stato regolamentato, è stato per farlo diventare più uno sport vero e proprio. Uno sport, questo sport è una serie di arti. Queste arti quali sono le prevalenti? Cioè. I combattenti escono prevalentemente, o, il, o gli atleti più che combattenti preferisco dire atleti, escono da esperienze precedenti da quale sport? Pugilato, judo? Sì, allora. Ehm, diciamo che, che eh, fino a qualche anno fa erano, si avvicinavano a questo, a questo sport più che altro atleti di altri sport da combattimento. Eh, sport da combattimento in Italia. La nostra tradizione ci, ci dice che il judo, il karate e il pugilato sono quelle che la fanno da maggiore, hanno più hanno numeri hanno una storia più lunga, più datata. E oggi oramai le arti marziali miste sono un'arte studiata appositamente in questa maniera, cioè non si, pre non si prende più il giudo, solamente il judo, solamente il pugilato e si fa un'unione delle due tecniche. Ma ehm, con l'esperienza maturata durante i combattimenti eh, si, è, mh, si è fatto proprio uno stile vero e proprio nuovo che è l'arte marziale mista, che comprende già di per sé tutto, ma lo ha variato per renderlo eh, tutto uniforme. Quello che spaventa ad oggi, soprattutto grazie a televisione, vedere senza conoscere le tecniche quello che i lottatori hanno alle spalle e soprattutto la preparazione che hanno. Non dimentichiamoci già dell'antica Grecia si facevano questi tipi di combattimenti o di lotte che poi non è altro che un confrontarsi, almeno io la vedo personalmente, avendo fatto questa, questo sport per un certo numero di anni prima di un incidente in moto, io penso che sia soprattutto un confrontarsi in tecniche, come dicevi, queste tecniche naturalmente si poi trasformano in sottomissioni o in, o in ehm, sottomissioni che ci sono sia le sottomissioni americane e sia altri tipi di sottomissioni. Quali sono la forma per vincere un combattimento, oltre naturalmente all'abbandono del KO, che questo mi sembra che sia scontato. Ovviamente la, va per la maggiore il KO, cioè il KO eh, dato da un pugno, da un, un colpo in generale, che sia di gambe, degli arti inferiori o di braccia. E, però eh, con le arti lottatorie si è visto anche che tantissimi match finiscono per sottomissione, cioè eh, strangolamenti, leve articolari, leve circola, eh, cervicali eh, prese proprio dalle arti lottatorie, cioè il judo, il giugizzo, la lotta greco-romana eh, e sono veramente molto utili e molto efficaci oggi. Quello che io noto nei vari combattimenti è il grande rispetto dell'avversario, cosa di altri sport che in altri sport non vedo sempre. Non vedo sempre, tipo l'abbracciarsi fino a combattimento tra i due atleti, ma un abbraccio vero, significativo, e sia nel momento in cui l'avversario non reagisce più l'intervento immediato immediato dell'arbitro. Dell questo porta anche a un non mettere mai assolutamente in discussione la salute dell'avversario o la propria salute. E anche questo è indice di grande, di grande correttezza, forse quella che noi stiamo un pochettino perdendo. E l'esperienza con questi ragazzini molto spesso portati all'uso di, 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 di o di cellulari o di stare un po' troppe ore sulla televisione, cosa ha portato questa esperienza? I bambini come affrontano questa palestra? Allora, io con la mia poca esperienza di qualche decennio, di, anzi neanche di qualche decennio, di, dal 99 a oggi, eh, posso dire che i bambini oggi non sanno neanche correre. Nel senso, io devo partire dai bambini a indicargli come correre, come fare i rotolamenti, in avanti e indietro sarebbero volgarmente tra le capriole. capriole, la ruota, i balzi, i salti, gli esercizi che prima noi facevamo in mezzo alla strada, cioè sui muretti, in giro, a giocare eh, con il compagno, a correre in corso. Oggi i bambini non sanno correre, non hanno una muscolatura adatta, oggi tanti bambini non hanno una muscolatura adatta per iniziare attività fisica, e bisogna insegnare da zero a questi bambini eh, l'attività fisica in sé per sé, quella che naturalmente facevamo prima in mezzo alla strada. Sì, quello che, io mi ha, quello che mi ha portato oggi a volerti fortemente, perché so che ti ho rubato dalla tua palestra e ti rilascerò subito. Anche perché a Manduria abbiamo una squadra, grazie alla tua palestra, non indifferenti di veri campioni. Io ho conosciuto. L'MMA, la sezione di Manduria, seguendo una trasmissione su Italia, 2, eh, Italia 1, vabbè, Italia 1 eh, in cui c'era una spedizione in Borussia, dove c'erano due manduriani e mi pare tutte e due presenti nella tua eh, palestra Bene. e soprattutto hanno portato anche in questo il nome di Manduria fino a un paese dell'Est con ottimi risultati. Altra tua um, prerogativa è quella di organizzare in, in manifestazioni o eventi sia nel comune di Manduria e sia in altri comuni rimitrofi, ho visto che si svolgono anche in strutture chiuse. Manduria quando può di nuovo avere la possibilità di, uh, di, 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 di conoscere meglio questo sport? Allora, eh, luglio, il 22 e 23 luglio avremo la prossima manifestazione del Cage Warrior, che è l'evento che organizzo io qui in Puglia, a Manduri anzi, ed è divenuto in pochissimo tempo uno fra i più importanti eventi del sud Italia. Grazie anche al. Devo fare un passo indietro, grazie a anche alla, alla promozione che è stata fatta per questa, questo stile di combattimento dal, dal direttore tecnico della nazionale, il maestro Davide Ferretti che ha, è stato anche, è il mio maestro ancora e il direttore tecnico della nazionale è, è quello che ha portato questo tipo di combattimento su Italia 1 cioè, non è facile riuscire a arrivare rendelo su 1, soprattutto a far... molto interessante sì, è una trasmissione la... che si si vedeva molto molto piacevolmente, ma soprattutto si vedeva l'atleta, si vedeva... il risveglio reality. Sì, un Era bel un reality, reality fatto bene con ottimi, con ottimi <coughs> atleti manduriani. Perciò vedremo quanto prima a Manduria sì, questo... A luglio, a luglio avremo di nuovo, eh, come l'estate scorsa, eh, Massimiliano San Marco, Francesco Controversa, Andrea Controversa... I, diversi atleti manduriani che a livello nazionale oltre sono abbastanza conosciuti e famosi a proposito di uno dei due atleti, mi pare uno penso anche gli altri ma adesso mi darei conferma, il prossimo impegno ed ecco perché ti ho rubato letteralmente rubato dalla tua palestra è imminente, fra poco più di due settimane volerete a Malta per un torneo, con quale aspirazione, con quali atleti? allora eh, c'è una nuova promotion uh, di Malta ha visto Massimiliano San Marco come hai fatto tu <ride> come eh, ho fatto io sì. eh, in, in tv ha visto i suoi match e eh, Massimiliano San Marco oggi è uno fra i migliori 84 kg che ci sono in Italia e ci ha contattato, ha contattato il mio maestro che è il nostro manager, anche il nostro maestro, il maestro Davide Ferretti chiedendo la disponibilità di Massimiliano San Marco per il 13 maggio per il Centurion Fighting Championship, eh, un, una grossa promotion di Malta e, e niente, eh, stiamo, è dura perché eh, l'avversario è un avversario molto forte, molto forte e ci stiamo preparando bene perché, anche perché Massimiliano ha altri, altre promotion già che lo chiamano e non possiamo ancora dire purtroppo perché non abbiamo chiuso ancora i contratti, che già altri match in programma a breve però quello più importante attualmente è questo qua di, del 13 di maggio e ci stiamo preparando. Sbaglio, adesso parliamo o il tuo atleti adesso stiamo parlando, che avremo quanto prima in tua, con tua compagnia eh, Massimiliano San Marco, sbaglio o San Marco preferisce combattimenti a terra? Allora, Massimiliano San Marco, come tanti atleti che ho avuto prima, eh, veniva da un altro stile di combattimento. Il, il jiu jitsu tradizionale, quindi eh, la, la, la fase di striking, cioè i pugni, i calci sì. e le, le ginocchiate, era poco conosciuta a lui e i primi combattimenti ovviamente era più portato nella fase lottatoria perché venendo dal jiu -jitsu, era più facile per lui portare al suolo l'avversario per trovare una finalizzazione, una sottomissione. Oggi è un atleta abbastanza completo, sa lavorare bene sia di pugilato che di, di lotta in piedi, lotta greco-romana, per, per, per far capire di che cosa stiamo parlando e in più anche al suolo con diverse... Percussioni al, al suolo che oggi i colpi al suolo sono molto importanti. Da poter molto cercare. importanti, molto efficaci e soprattutto, e soprattutto fanno vedere quello che io dicevo una grande tecnica perché tutti sì. i colpi vengono sì. portati con una certa tecnica ben precisa e naturalmente lì si vede la grande preparazione. Parliamo adesso di preparazione. In media un atleta... Parliamo di atleti, si può dire dilettanti, anche se poi eh, di dilettantismo puro si può dire. Un atleta quante ore si deve allenare al giorno? Allora, eh, ovviamente è importante sottolineare il fatto e eh, dire che negli sport da combattimento in Italia non c'è il professionismo, ma solo il dilettantismo. E quando si parla di atleti pro, si parla di atleti, atleti promozionali dello sport da combattimento. Eh, un atleta però del livello di San Marco ha bisogno di due o tre eh, allenamenti giornalieri per sei giorni la settimana cioè vuol dire che, e come fate poi come può un atleta sacrificarsi tanto senza un ritorno economico eh, frutto anche di grande sacrificio, penso di grande amore cosa che semmai al giorno d'oggi si sta perdendo sì, purtroppo eh, i ragazzi oggi i sacrifici non, tanto sono, non, sono non sono propensi a fare tanti sacrifici. Per essere a questo livello in Italia, non essendoci il professionismo e quindi non avendo degli, degli stipendi, dei compensi, si ha eh, un rimborso spese all'atleta, un rimborso spese calcolato in base a che tipo di match andrà a fare, quante riprese, che tipo di regolamento dovrà usare e contro chi dovrà combattere, in base alla promotion si fa un rimborso spese tra viaggio, albergo e quant'altro che viene restituito all'atleta e per la preparazione, cioè un forfettario dove il ragazzo si riconosce all'atleta eh, quelle che sono le eventuali spese che ha dovuto sostenere per quel tipo di preparazione si parlava di eh, numero di mh, round e, e la durata sì. cambia da 3 a 5 minuti sì. il round, perché? Allora, per le MMA eh, di livello di San Marco i round eh, durano 5 minuti, per le MMA dilettantistiche durano, cioè quelle con tutte le protezioni, durano 4 minuti, mentre i round da 3 minuti sono previsti per un altro eh, sport da combattimento che è il K1 eh, o la Muay Thai che Muay Thai, prevedono, sì. prevedono pugni, calci ginocchiate eh, e proiezioni. Eh, però no, non prevedono la lotta al suolo sì, ecco a proposito non prevedono la lotta al suolo, un'altra curiosità si vede nell'Ottagon semplicemente prendendo dal nome del ring dagli lati del ring che si, eh, si combatte diciamo in gabbia, un termine abbastanza inesatto però normalmente si dice in gabbia, poi si vedono altri combattimenti sul ring questa differenza sì. cos'è? Cerchiamo di dare l'ABC di questo sport per cercare anche di farlo conoscere nei suoi veri valori e non quelli che erroneamente si portano avanti. Sì, allora per quanto riguarda il ring, eh, il ring prevede tutti gli sport da combattimento che siano pugilato, eh, kickboxing, K-1, Muay Thai, cioè tutti gli sport da combattimento eh, che si, dove si prevedono dei colpi. Vengono eh, tutelati da un regolamento sanitario e, e si può combattere sul ring. La gabbia, volgarmente detto la gabbia, c'è cioè l'ottagono, invece quella dove c'è quella rete dietro agli atleti, è eh, un'area un di gara che. Per quanto riguarda il K-One, la Muay Thai e il pugilato non è mh, prevista Vest e può essere svolto solo cioè può essere utilizzata solo esclusivamente per le MMA, cioè per le arti marziali miste. Ecco, questa è la differenza anche. Mentre anche, le arti marziali miste possono essere fatte sul ring. Quale consiglio si può dare a un ragazzo o a un genitore di iniziare con le arti miste arti marziali miste? Allora, cosa ehm... deve spingere un ragazzo o un genitore? a farlo entrare in palestra e a prepararsi. Partiamo Cons dalla cosa più importante secondo me e eh, la disciplina. La disciplina, eh, il rispetto, i valori che vengono dati all'interno di una palestra di arti marziali, non sono assolutamente eh, quelli che trovavamo prima eh, nelle case dove rispetto per la famiglia, per la scuola, per i genitori, per, eh, per gli amici, per i fratelli. Quello eh, viene insegnato oggi nella, nella palestra, nella palestra tra virgolette, dove c'è arti marziali tradizionali. E poi la formazione fisica, purtroppo quando ero piccolo io potevamo giocare a pallone in mezzo alla strada, andare in giro con le biciclette, eh. Eh, correre liberamente in mezzo alla strada. Oggi purtroppo io ho dei figli, ho tre figli, i miei figli in mezzo alla strada non li faccio giocare perché oggi non si può giocare con le macchine perché non si può stare più, purtroppo. Quindi la formazione fisica è importantissima, perché sennò no, dietro a questi computer i nostri figli non hanno più uno sviluppo muscolare adatto. Queste sono le, le cose più importanti secondo il mio punto di vista, ovviamente ognuno ha il suo punto di vista, eh, però è importante se, secondo me la formazione di un ragazzo dove entra in una palestra e inizia ad affrontare fin da piccolo molte difficoltà, cioè l'allenamento duro, intenso il rispetto. Tutti questi valori formano caratterialmente e fisicamente un bambino o una bambina. Oggi io ho tantissime bambine che vengono in palestra sì. da me per allenarsi. Sì, sai, mi hai rubato l'altra domanda, cioè, se questo vedeva nella tua palestra, nella tua esperienza anche. Le, il sesso femminile. Eh, molto, domani, molto praticato in giro. Eh, molto mai. praticato, me ne sono accorto, la tua palestra è ricca di, di bambine che eh, per ovvi motivi non, non hanno anche loro scelto quest'arte. Per l'alimentazione come ci si deve comportare? Perché la paura è anche questa, il tipo di alimentazione che non è la classica alimentazione. Assolutamente no. L'alimentazione è importantissima per chi fa sport da combattimento o sport in generale, non può seguire un'alimentazione standard scaricata da internet, deve innanzitutto farsi seguire da, un, da uno specialista del settore e non andare su internet a scaricare una dieta standard tipo e, e iniziarla a usare, perché bisogna… Eh, fare una dieta bilanciata, innanzitutto, dove in ogni pasto della giornata vengono calcolati carboidrati, proteine e grassi, dove bisogna calcolare le kilocalorie che una persona eh, ha bisogno per il suo fabbisogno giornaliero e per che tipo di attività fisica svolge e per che tipo di lavoro svolge. Quindi non può essere una, ehm, una scheda alimentare standard presa da internet a formare eh, bene un, un atleta. Poi, se vogliamo essere più precisi, andare su un atleta eh, del livello di San Marco è ancora più complessa la, la situazione, molto più complessa rispetto a un, un atleta dilettante. E io mi sono innamorato di questo sport, ho detto, vabbè, l'ho praticato tanti anni fa, ma al di là del praticare, al di là anche di assistere ad alcuni combattimenti, e il mio interesse è nato quando io ho visto, parliamo adesso dell'atleta che manca, ma prossimamente dopo il suo successo, certamente a Malta, il 13 del prossimo mese, il 13 maggio, avremo l'onore di averlo e di poter parlare anche con lui. Ho notato la volta che io l'ho visto, per puro caso, perché lo conoscevo solo e soltanto eh, così, di, di fama ma null'altro. Il bravo ragazzo. Forse posso dire che questo sport, al contrario di altri, senza adesso generalizzare o senza voler mettere il dito su questo o quest'altro sport, è uno sport che aiuta anche nel rispetto delle regole, nel rispetto dell'ambiente, nel rispetto della società. Io penso che Domenico lasci questa immagine come te distruttore, ma un po' tutto. Nella tua palestra vedo il sorriso, cosa che molto spesso io non vedo, non vedo in altre palestre, cioè l'amore per questo sport. E questo penso di, di, di poterne avere conferma anche da te. Sì, eh, allora, la, la, la cosa che dico io, a me piace tantissimo, è quando vedo un bambino, un ragazzo, una persona adulta, e venire con passione ad allenarsi. Vuol dire che l'insegnante, l'istruttore, quello che sia, ha trasmesso la propria passione a quel ragazzo, a quell'atleta. E se un atleta, un ragazzo, un bambino entra in una palestra, come hai detto tu, eh, con il sorriso, gli sforzi e, e gli stimoli che gli vengono dati li affronta con, con più voglia. Cioè, quello Per dirla semplice, tanti, tanti genitori vengono da me dice, eh, a dirmi: Ma mio, mio figlio, quando viene qua, cioè, non vede l'ora di venire in palestra, fi, fi, i compiti li, li finisce in 5 minuti. Prima, quando faceva, non faceva, non mi interessa che sport, e eh, non lo so. Lì, è, secondo me. È... cioè, scarica anche la sua tensione, la sua. Naturalmente, eh, tensione che ognuno di noi, figuriamoci i bambini, ha e eh, fa sport in piena salute, con soddisfazione e anche con lo scopo di migliorare la sua alimentazione e la sua vita. Se posso sì. permettermi, eh, senza ovviamente entrare nel merito, ehm, voglio far passare il messaggio che oggi ci sono tanti bambini tanti bambini dai 5 ai 12 ai 15 anni, quella è l'età della formazione caratteriale. Se tanti genitori quando vengono da me dicono il bambino non sta mai fermo, sta sempre di corsa, è sempre arrabbiato, è sempre... quei bambini sono, eh, sono iperattivi, non sono arrabbiati, sono iperattivi, significa che devono coinvolgere la loro iperattività in qualcosa che li renda felici. Se fanno questo... Possono diventare quello che vogliono nella vita. Va bene, io ti ringrazio. So che ti ho abusato un po' del tuo tempo, so che devi ritornare in palestra per dedicarti eh. ai al tuoi allievi, ai tuoi atleti. Eh, e una promessa, che già si era capito, di rivederci dopo il 13 maggio eh, insieme con Domenico o con anche controver Controversia, no? Sbaglio. Controversa, Florenzo eh, Pesere. Lorenzo Pesere, Lorenzo Pesere, Pesere appena stato, combattuto, combattuto a, Ottagon. Fa, a Ottagon, forse, è come mh, poteva anche sperare di più ha Avuto una sconfitta, ma l'ottava sì, forse con uno tra i maggiori. Sì, il campione del mondo campione. in carica della sua categoria, quindi è, sta, è stato un match durissimo. Eh, lo daranno su Italia 2. Sì, sì, sì. sì questo è questo stato un match durissimo, è però. È durissimo. Mh, è stato bello. È, mi pare che fosse il primo combattimento. Primo suo combattimento sì. a Octagon. Sì. A Ottagon, perciò anche questo già arrivare in ribalta. Di una, di una ribalta così elevata e poterlo già uh, poterlo far affrontare il sì. campione mondiale della categoria mi sembra che sia un buon inizio e cos'è mai ci rivediamo insieme e vediamo un po' Molto di obiettivo. conoscere meglio questo sport un po' non conosciuto forse e ci si anche spaventa un pochettino sì. nel, quando si, parte di, si parla di arti marziali miste che invece non è altro che uno Sviluppare la propria intelligenza, la propria intuitività e il proprio, anche perché no, coraggio. Ci vuole coraggio sì. e sacrificio. Tutto insieme porta alle arti marziali. Ti ringrazio Grazie e ci vediamo quanto prima. Buonasera. Buonasera.